Conosco le pale idrostatiche di questa azienda oramai da tantissimi anni, ne ho fatto molti test nel tempo, i consumi sono sempre stati uno dei loro grandissimi punti di forza. Mi è piaciuto molto il concetto X-Power, Liber lo presentò a un Bauma e il Bauma successivo la gamma c'era, non una macchina ma tutta la gamma con il nuovo concetto X-Power. Anzitutto non è più una pura idrostatica, ma si tratta di un'unione fra trasmissione meccanica e trasmissione idrostatica dove le due trasmissioni lavorano in continuo insieme sulla base di tutta una serie di condizioni operative che sono valutate dal cervello elettronico che governa la macchina. Il contesto in cui la macchina si sta lavorando, il numero di giri del motore, la velocità istantanea, il carico nella benna, l'utilizzo a seconda del contesto, salita, discesa, spianamento, carico. La macchina ha un cervello pensante proprio che collabora con l'operatore in ogni condizione operativa ci sia la massima reattività della macchina, la massima produttività e soprattutto il massimo contenimento dei consumi, ovviamente sempre rapportato alla produzione che la macchina può eseguire in quel contesto. Oggi noi andremo a vedere nel dettaglio come è fatta, come è costruita questa nuova X-Power. Devo dirvi, ho fatto prima un piccolo giro attorno alla macchina e ci sono alcuni particolari che sono quasi commoventi. Perché? Perché vanno veramente incontro alle necessità dell'operatore e dell'imprenditore di oggi, che non vuole avere problemi, vuole avere la massima sicurezza e soprattutto vuole semplificare ogni operazione durante la sua giornata. Ma perché? Perché i problemi vengono già da fuori l'azienda, e lo sappiamo tutti, all'interno vogliamo dormire sonni tranquilli.